Zaffino di destro, quattro giocatori all'interno dell'area di rigore, colpo di testa e segna la Serrese con uno splendido colpo di testa. Mungo riceve la palla, punta l'avversario, appoggia ancora per Jenko e cross di Jenko, si impenna la palla con Zaffina che scodella il colpo di testa di Pirritano che sulla corta respinta di Zaffino. Procopio che tocca per Pirritano che avanza, tocca poi a sua volta verso Marcellino, tiro di Marcellino e Salvatore Procopio va a segnare al 50° minuto facendo esplodere tutto il frabotto Mannis, mentre i giocatori della Serrese vanno a contestare nei confronti di Spizzirri questa situazione. Montepaone 2, Serrese 1, un finale al cardiopalma, due espulsi, 50 minuti di gioco. Abbiamo con noi mister Schinello. Mister, è stata una partita dove la Serrese, pur in 9, ha quasi meritato il pareggio fino alla fine. Certo resta un po' di rammarico. Sì, è chiaro che resta un po' di rammarico. La Serrese è venuta qua con l'intento di giocarsi la partita. Ha fatto la sua onestissima partita. Solo che con un arbitraggio così è impossibile giocare al calcio. È impossibile. E questo non gli fa onore al Montepaone Calcio. Perché è stato vergognoso. Due espulsioni. Ci possono pure stare le espulsioni. 7 minuti di recupero non c'è. Non esiste. Non esiste uno, due. Il gol era a 3 metri di fuorigioco, viziato da un fallo laterale, da un fallo di gioco prima. Sono molto nervoso e agitato, perché è vergognoso quello che ho visto. E noi la ringraziamo anche per la disponibilità. Quello che volevo dire, visto appunto l'arbitro, l'unico rammarico non potrebbe essere quello che forse sono stati espulsi i suoi giocatori per proteste che si potevano evitare, almeno nel secondo caso. No, assolutamente, sono stati espulsi per doppia ammonizione, per gioco scorretto. Non per proteste, Nesce è stato ammonito per gioco, cioè ha trattenuto, era già ammonito, giusta l'espulsione, l'interpretazione può essere giusta, però il discorso è quello, si è visto un arbitraggio scandaloso che il Montepaone non merita, non ha bisogno, è la migliore squadra del campionato che esprime un buon calcio. E un'ultima battuta, mister, questa Serrese comunque è una squadra almeno da centro classifica e lei la guida in maniera, mi permette di fare i complimenti, in maniera oculata e tatticamente giusta. Io la ringrazio per questo, noi ci dobbiamo solo salvare, io ho tanti problemi, oggi eravamo 13-14, sono tutti ragazzi, non ci alleniamo mai due volte a settimana, però oggi gli avevo chiesto una prestazione. Ma non sono venuto qua per fare il risultato, perché dire Montepaone, dire Serrese, c'è un livello abissale come individualità, come giocatore, insomma. Però la nostra onesta partita l'abbiamo fatta, abbiamo meritato, avevamo meritato in campo anche il pareggio, nonostante il Montepaone, il 9 uomini, ha costruito tantissimo, ma è chiaro. Dicono quelli che ne capiscono di calcio che a volte un campionato si decide anche con delle vittorie, tra virgolette, dure, impegnative. E oggi il Montepaone, che si è complicato un po' la vita da solo, ha vinto una partita importante, vero mister? Sì, noi oggi, chiedo scusa per la voce innanzitutto, oggi abbiamo esagerato però, nel senso che abbiamo rischiato veramente di non portarla a casa questa gara. Devo fare i complimenti alla Serrese perché è venuta a lottare su ogni pallone come giusto che sia. Siamo riusciti comunque nel secondo tempo a venire a capo di una gara difficilissima, aiutati ovviamente dalla doppia superiorità numerica, però è normale che se una squadra viene a Montepaone e vuole difendersi ad oltranza rischi anche di fare ripetuti falli, rischi anche di rimanere in inferiorità numerica. E noi che abbiamo seguito la partita abbiamo visto la differenza tra primo e secondo tempo, significa che mister Pisano si è fatto sentire negli spogliatoi? Ma abbiamo fatto un'analisi tranquilla e serena di quello che stava succedendo nel primo tempo, che secondo me erano diverse cose che non andavano bene, e i ragazzi nel secondo li ho visti trasformati, fortunatamente, siamo riusciti a ribaltare la situazione. Credo analisi normali che si fanno tra allenatore e giocatore nell'intervallo. Mi permetta, visto che io sono un tifoso particolare, Pirritano entra e segna e riapre la partita e poi Procopio la chiude, ma tutta la squadra nel secondo tempo ha funzionato a dovere.
Sì, credo che nel secondo tempo praticamente non abbiamo concesso neanche un tiro in porta. Raramente ho visto un giocatore della Serrese oltre la nostra metà campo. Quindi credo che la squadra sia stata sicuramente all'altezza della situazione, anche se noi venivamo da due gare molto difficili in quattro giorni, che erano Giri Falco e Borgia, due trasferte difficilissime. Siamo arrivati con due vittorie. Oggi noi sapevamo che questa era una partita molto difficile, perché hanno delle individualità secondo me importanti, ed eravamo preoccupati. Nonostante questo, credo che alla fine bisogna fare i complimenti agli avversari, perché hanno fatto una partita maschia lottando su tutti i palloni.